andava così. Su Footwork Italia, oggi siamo al campo da calcio per una nuova giornata del campionato Footwork di Serie. Oh! Lo sapevo! Faremo punizione challenge con il nostro super Gollini. Comunque faremo una free kick challenge di Serie A. Al momento state vedendo a schermo la classifica aggiornata. Vi ricordiamo che ci sono tutte le altre giornate qua sotto nella playlist. Non perdiamoci in chiacchiere, speriamo tutti vivamente che il nostro portiere oggi sia fuori forma e abbia i guanti scivolosi. Quello fuori forma è un altro. Esatto. Che salutiamo. Comunque vi ricordiamo che passano chi segna almeno due gol alla prossima stazione, eliminazione diretta, quindi a ogni stazione perderemo una squadra. Ok, chi sarà la prima? Ciao Milan. Ad andare. Ciao Milan. Ciao Juve. Scrivete nei commenti chi è la migliore squadra a battere le punizioni. Mi raccomando ragazzi. In questo caso utilizzeremo la Footwork Net XL non per allenarci nel tocco ma come barriera. A 1000 utilizzi, questo è uno dei tanti. E per segnare la posizione del tiro della punizione utilizzeremo invece un pacchetto di vazzoletto. Da novembre si c'è il punto shop ragazzi. Esatto, per chi si prende l'influenza, speriamo di no. Iniziamo ragazzi. Round 1 Fight. Ragazzi, senza il Milan, mi raccomando, è tornato il tunnel della vergogna. Vediamo se ce la fa vedere subito, eh. Tirala fuori, oh Nichols, tirala fuori. Ehi, inizia così questo, madonna. Mamma mia. Un gol, one shot, one kill. Ragazzi, quindi? Primo tiro del Milan, primo gol. Io mi sento che se non segno ora, sono un fallito. Oh, ehi, gol! Fiorata dalla barriera. Gollini recrimina qualcosa qua. In barriera? Non sanno saltare. Non lo sai però che in barriera abbiamo una squadra di pulcini. Ah. Mi sembra che la barriera si è mossa. Ragazzi, prima che continui il video voglio parlarvi di HelloFresh, ma soprattutto spiegarvi che cos'è e farvi vedere che cosa mi ha mandato. HelloFresh è un servizio in abbonamento in cui potrete scegliere fino a 16 ricette diverse ogni settimana. Una volta effettuato l'ordine e scelte le vostre ricette, vi arriverà a casa una box come questa, contenente degli ingredienti freschi, veloci e soprattutto facili da preparare. Io come primo ordine ho scelto tra queste tre ricette e oggi insieme a voi preparerò i tacos all'origine orientale con zenzero. La cosa bella ragazzi di HelloFresh è che riceverete a casa gli ingredienti precisi e pesati per le ricette che avete ordinato, quindi non ci sarà nessun tipo di spreco alimentare e soprattutto troverete tutto quello che vi serve per comporre il piatto. Questo ragazzi, per chi fa la spesa e per chi si cucina a casa come me e come tantissimi di voi, è un vantaggio e una comodità incredibile. Non perdiamoci in chiacchiere perché io ho fame e voglio provare questi mini tacos, quindi iniziamo subito. I miei tacos sono pronti, è stato veramente semplicissimo, se ce l'ho fatta io ragazzi a prepararli, ce la farete sicuramente anche voi. Vi lascio qua sotto in descrizione le info per scoprire di più su HelloFresh, dateci un occhio perché è un servizio veramente intelligente e utile. Vi permette di non sprecare cibo, variare la vostra dieta e soprattutto cimentarvi con la cucina nel modo più semplice possibile. Ora è arrivato il momento di mangiare e noi torniamo al video, ciao! Vediamo il prossimo, tocca alla Juventus. Ale! Adesso ragazzi tutte le ansie dell'Atalanta si sono spostate su di me. Banchieri! Passaggio! Cioè, cercava il tunnel alla barriera, c'era il coccodrillo. Robert, c'avevi la pressione che ti schiacciava, Madonna, dalle spalle verso il basso. È muerto. Sfortunato ragazzi. Peccato. Cerchiamo il 7 e ho trovato la crossbar. Ma dite nei commenti ragazzi. Però io penso che era un gran tiro. Poi hai un altro gol. Questo è un altro gol certo, eh. E qua peccato. Parte l'Atalanta. Sì. Ragazzi, io vorrei recriminare perché tira dentro la barriera l'Atalanta. Secondo me ha pagato l'in barriera. Anche Atalanta qualificata, oh, sì, ragazzi. Fallo vedere cosa c'è scritto dietro. Ma forse vuoi dire Merry Christmas perché le Footwork Net si possono comprare per Natale? Ragazzi, adesso spacco lì. Mamma mia, hai quasi spaccato il tunnel della vergogna. Dai, anche fuori. Ragazzi, missili di Celli sono tornati, ebbene sì, una busta secca proprio sul suo palo. Riparte il Milan.
Riparte il Milan sempre alto, sempre alto. Non devi farlo tu però. Ha provato! Hai provato a imitare tuo cugino Inter? Ho pensato, se l'ha fatto con lui potrebbe anche farlo con me, invece non sono riuscito a spiazzarlo. Angolarla così bene, tira così forte. Lecce! Si qualifica! Morbidino l'Inter, va avanti! Secondo turno passato, abbiamo lo scontro, abbiamo il classicone contro Attini. Appena preso, numeri. Siamo per ora la Juve a 0 gol, il Milan ha già 1, quindi se fa gol elimina la Juve. Oh, sei brividi, tutto lo stadio per lui. Ormai lo conoscete bene, è proprio lui. Faremo una compilation. Classifica di chi è passato qua dentro. Più volte. Vai. No! Era bello questo. Leao, forse vuole farsi un'altra situazione della vergogna, Leao. Fuori, fuori, tunnel della vergogna! Oh, l'ha messa dentro! Lì il nostro gollino non poteva arrivare. Mamma mia, che agilità, che agilità. E ancora in testa la classifica. Attenzione ragazzi, perché la sfida continua, la Juventus è ancora sotto di uno, ma con questo tiro potrebbe andare sul pari. Sì, che gol questo, lo so già, guarda qua. Oh, e sono tutti uguali! Perché? Attenzione! Per la prima volta ragazzi la Juventus si rifiuta di discutere o parlare con i suoi compagni. Però avendo adesso Hakimi sulla maglietta, mi sa che ho troppe responsabilità addosso. Il PSG non è la mia squadra. Round 2 Fight! Ci allontaniamo di qualche metro, passano sempre i primi due che segnano due gol. Il portiere è sempre lo stesso. Andiamo avanti, let's go. Ultimo che fa due gol, eliminato. Parte. Riga. Gol o no gol? Commentate. Gol. Attenzione perché arriva il VAR. Chissà cosa arriva. Arriva il VAR. Oh. Fuori. Secondo turno, primo tiro, bel tiro Milan, complimenti. Grazie. Cerchiamo di fare meglio. Cerchiamo, siamo una squadra, non è che cerca. Adesso sto giocando io, ma siamo in tanti. Vai, ah, sì. Vai gas. Dai, in panca. Calda tiro, prova. Attenzione. Lo ferma. Allora, c'era Brodo. Questo tiro qua faccia più schifo del mio primo tiro che ho fatto. Puoi ammetterlo? Puoi dirlo? Più forte. Secondo me l'Atalanta però sai che lavora sul rebound. Sta cercando di trovare tutti, esatto. Voleva passare sotto perché c'è una cesturina. È l'ultimo che mi mancava. Ragazzi, l'ho sparata. Ho provato la potenza massima. Parte il Milan. Occhio, Fili, che gol questo. Alta, alta. Gollini è pronto. Apro. Facile. Tutto Gelli. Tutto a posto. Tanto l'incrocio. Un punto, ragazzi. Devo farne due, non è finita. Ci prova Leao. Non va. Il divino, attenzione. Attenzione al chiamato. Silenzio, silenzio. È il rumore del motore questo, del piede. Il tiro sacro! Ho chiamato tutte le divinità a me, sono arrivate, ma... Se l'Inter la chiude... La barriera spizza. Ho provato la tecnica Atalanta qua, ma non è andata. Poco preciso, ragazzi. Bello! E la mette là, l'avevo detto ragazzi, il prossimo la metto al 100%. Allora... Oh, ma gol volato, devo dire che era un po' troppo centrale, un po' più angolato, sì, sì. Di fatica, però bravo gol. Oh, Lecce! Prima estiva! Finale aggiudicata per l'Inter, aspettiamo lo sfidante. Voglio calciare ancora. Sì. Quasi il turno della vergogna. Questa è una puzzetta. Questa è una puzzetta. Hai fatto la puzzetta, Milan? Le puzzette basse sopra la barriera che scendono sono le più imprendibili. Ah, sì? Altra finale, Milan-Inter, che palle. Ma il Milan sta macinando punti. Sta macinando punti. La Juve è sempre più sotto. È vero, ragazzi, ma vinceremo ancora contro i cugini. Perché dobbiamo vendicarci dal vero derby. Round 3 Fight. Sarà difficile. Chi segna, vince. Finalissima. Sì. Bello! 5-2! Cerca. Troppo facile! Un moscerino bianco-nero, che piccolo.
continua a ronzare intorno. Bam, ucciso. Alta. 2. Vai, vai, vai. Vabbè, aspetta anche bene. Perché avete nella vergogna? Sì. Rendiamoci conto, ragazzi, di chi abbiamo in finale. Cioè, vi dico solo questo: sti tiri qua meritano la finale, secondo voi? Cosa vuoi dire tu? Cosa vuoi dire? Eh? Veramente i finalisti non meritano di essere, no, in finale. Aspetta, aspetta, fermi tutti, facciamo fare un tiro alla Juve. Lo scout. No, vabbè, con il pro speed. Tiro, tiro bonus. Puoi parlare di testa se vuoi, eh. Vai, gordo. Se c'era la Juve in finale, andava così. Così andava! Così andava! Avete capito perché? Ho vinto io, se sei veramente non hai fatto neanche un gol, se avevo questo qua. Però grazie, facilissimo con il pro speed nuovo, eh. Ho provato a rompere il rebounder, non ce l'ho fatta, ragazzi. Ma perché? Footwork Net è ultra resistente, ragazzi, l'ha comprato una volta e per 10 anni si ho provato. Ragazzi, ultima palla per l'Inter, ce lo fa, si continua, se lo sbaglia il Milan ha vinto la giornata di oggi. Oh, bravino, ci stava. Allora, complimenti Milan. Complimenti Inter. Vabbè, ho giocato male la finale, te la sei meritata. Grazie Gollo. Facciamoli festeggiare, soprattutto l'Atalanta, la mia acerrima nemica. State vedendo a schermo la classifica aggiornata. Il campionato Footwork continua. Gollini ritornerà sicuramente, come arriveranno tantissime nuove squadre. 3 punti per il Milan, 2 punti per l'Inter. Oh, un punto per l'Atalanta, ormai prendi sempre sta clip e continua a ripetere che tanto è sempre quella. Oh! 0 punti per la Juve! Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video su Footwork Italia. Iscrivetevi, lasciate un like, trovate i rebounder e tutta la nostra attrezzatura su www.footwork.shop insieme ai palloni, tantissima roba. Ciao a tutti!